E ora comincia da oggi a spunti e spuntini un appuntamento molto gustoso, la cucina del cuore. Prima di lasciare la linea ad Angela Label, io vi saluto, spunti e spuntini vi torna domani come sempre alle 13 su Teletruria. E ora la linea ad Angela Label. Benvenuti in studio per Spunti e Spuntini, la cucina del cuore. Oggi voglio presentarvi il mio chef del cuore, Moreno Cardone. Salve a Moreno, tutti, benvenuto. grazie, grazie dell'invito, grazie, ti trovo benissimo. Grazie. E hai detto benissimo, la cucina del cuore, perché si cucina nel cuore, si cucina per amore. Si cucina sempre per amore. Oggi proprio la ricetta che ci dedicherai, che chiaramente è un regalo per i nostri telespettatori, è il mio mare. In cosa consiste? Il mio mare consiste in una catalana di crostacei con della frutta e verdura di stagione e un filettino di tombarello, il nostro pescato locale. Praticamente di stagione che dà questa freschezza, questa sapidità che completa il piatto, al palato e alla vista. Quindi ingredienti e ne vedo tanti. Quali? Ingredienti, abbiamo dei crostacei pescati dai nostri gamberi e dagli scampi e qui abbiamo un filetto di praticamente di tombarello già sfilettato. E poi abbiamo degli ortaggi misti, della frutta, tutte quante cose di stagione, abbiamo anche qualche cosa di internazionale, diciamo. E qualcosa di molto wild, per esempio abbiamo qua della borragine che si trova nei prati in questo momento, un'erba particolarissima che si può utilizzare nei piatti per decorarli, ma anche per cucinarla proprio. Bellissimi questi colori. Ora noi abbiamo pochissimo tempo per realizzare questa ricetta che dedichiamo ai nostri telespettatori, per cui come cominciamo? Si comincia con i gamberi sgusciati si mettono nell'acqua, si fanno bollire. Nel frattempo si accende quest'altra piastra. Alziamo la nostra temperatura e andiamo ad aggiungere l'olio nella nostra padella. Metto il filo d'olio. Un filo d'olio, un filo abbondante d'olio, mi Sì. pare evidente. Poi andiamo a prendere gli scampi per dare, si incidono sempre dalla parte posteriore, Bellissimi si questi intaccano scampi. su una parte, successivamente sull'altra per non rompere il carapace, in modo che mi rimanga la polpa bella intera. A volte si trova un filo dentro dell'intestino, questo si toglie. Lo leviamo. Questo piatto è presente nel tuo menù adesso, in questo momento? Sì, ce l'abbiamo nel menù, Ce lo sì. abbiamo, quindi potete, vi invito ad andare a degustarlo. Lo diciamo così, siamo A Grosseto, centro Grosseto, storico di nel centro Grosseto. storico di Grosseto. Vedi che bello scampo, si vede la freschezza dello scampo quando praticamente, poi a volte si trova questa parte scura e tanti pensano che non sia buona, invece no, perché lo scampo è detto questo è quello che mangia, ma il corpo si vede molto chiaro. E quindi Sì, andiamo a nel mettere in frattempo pentola. nell'acqua mettiamo anche degli agretti, che sono delle ermettine che adesso nascono spontanee, gli diamo una scottata. Qui andiamo a mettere il nostro tombarello. Andiamo a mettere una piastra. Siamo velocissimi per chiaramente Abbiamo tempi televisivi. Andiamo ad aggiungere del cosa? sesamo Del nero, sesamo nero e ancora. un pizzichino di sale. Perfetto. Nel frattempo ci prendiamo la nostra verdura. Andiamo a tagliare la nostra verdura, la nostra frutta. Sempre Taglio i succhi particolarissimo. d'arancio. Poi il nostro Moreno chiaramente è un esteta, per cui Beh, diciamo che mi deve prendere. piace molto curare il discorso del piatto, che comunque sia deve essere buono, deve essere, ma deve essere anche molto appetitoso e molto bello, perché comunque sia si cucina, si mangia con il Prima con gli palato, però occhi l'occhio è molto e importante, poi sì. con il palato. Eccoci qua. E quindi a questo punto andiamo a tagliare la Andiamo a nostra tagliare la zucchina. zucchina. Facciamo una ciliegia finissima. Controlliamo nel frattempo la cottura dei nostri crostacei. I crostacei, ricordiamoci, non devono cuocere moltissimo. Giriamo il nostro Giriamo il tombarello. nostro tombarello. Ok. La nostra bella cipolla. Cipolla rigorosamente fresca deve essere. Esatto. Perché per gli amanti della cipolla praticamente nella catalana si mette la cipolla fresca, si mette. E la cipolla fresca, tanti dicono, ma però da noi al palato, non è assolutamente vero perché viene drammatizzata dalla parte dell'agrume dell'arancio. Che gli leva quel sapore particolare. Ora vanello. Guardate che siamo veloci, anche a rischio, però velocissimi. L'importante delle cose è farle bene, poi. Farle bene, certo.
Stai avendo un successo strepitoso, Moreno. Basta, guarda, sono al siamo settimo, estremamente felici di questo. Sono al settimo cielo, te lo dico, guarda, veramente. Proprio sto vivendo un momento storico importante, pieno di successo. Sì, ma basta, guarda, fondamentalmente in tutto quanto questo, secondo me, c'è sempre la serenità anteriore, perché comunque sia la famiglia è importante, una bellissima famiglia, la moglie, figlioli, per cui quando tu hai queste cose qui che ti completano, c'è molto più facile. Poi c'è Samantha che mi adora. E beh, questo è fondamentale, è la cucina del cuore, per cui l'amore in tutto questo ha il suo perché. Ok, si spenge e questo è praticamente lo teniamo. Ricordiamoci che per il pesce azzurro, sia sgombro, sia tonnetto, sia palamita, sia certo, quello che vuoi, non deve cuocere troppo, perché altrimenti un pesce che essendo carne rossa tende molto ad asciugarsi. Vediamo i nostri gamberi, come vedi la cottura deve essere delicatissima. Noi lo vogliamo impiattare in pentola per farlo vedere così, come preferisce, lo lasciamo sul tagliere. No, andiamo a fare sul tagliere. Impiattare, sì. È bellissimo. Andiamo proprio ad impiattare. Io vi aiuto, eccoci, che bello. Cioè già solo così e non è completo, sta assumendo una forma strepitosa. Guardate quanti colori che ci sono. E vabbè, sei un maestro, dai. Allora, le verdure vengono cotte in questo modo qui, sì. In genere si mettono nell'acqua con un po' di ghiaccio perché praticamente rimangono croccanti e mantiene molto colore. Bene il colore, certo. Mantiene. Questo andiamo, appoggiamo un attimo qua. A questo punto cominciamo a mettere la nostra zucchina. Guardate con che velocità, anche perché abbiamo pochissimi minuti, però sei stato strepitoso. Abbiamo dei ravanelli. Il nostro kiwi, che tra l'altro va benissimo, potremmo fare una puntata speciale proprio su questo frutto buonissimo. E ancora cos'è questo? Questo è un frutto del drago. Questa è una cosa. Un frutto cosa, del drago? Sì, è pitaya, non esiste qui da noi. Questa ecco, è una cosa. Dove l'hai trovato? Spero questo segreto. Perché questa praticamente viene dai paesi dall'Oriente. Viene. Eccoci, e andiamo ad aggiungerlo. Guardate che bello. E poi. Andiamo a prendere il nostro tombarello, lo facciamo qua. Lo facciamo. E ancora i nostri lamponi che hanno un colore strepitoso. Come ecco. Ti dicevo, qui abbiamo la borragine. Come la borragine praticamente si prende i piccoli fiori e li buttiamo così. Sì, e si aspetta qualche cosa. Non ti preoccupare, andiamo ad aggiungere la nostra. Andiamo a mettere la nostra borragine. In questo modo. Esatto. E poi ancora andiamo ad aggiungere cosa? Un tocco di sale? Un pizzico di sale. Un pizzico di sale. A mulinello, sempre rigorosamente. No, guardate che bellezza di colore. Un filo d'olio a crudo. Il festival della bontà, il direi. Il sale, no? Poi dopo l'andiamo a mettere anche nel piatto per sporcare il nostro piatto, che dà questa sensazione di sapidità e completezza al piatto. E praticamente ci siamo. Ci siamo! E per la cucina del cuore, Moreno Cardone con il mio mare. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a Spunti e Spuntini con la cucina del cuore. Grazie Moreno. Grazie a voi telespettatori, grazie a te e a tutti gli studi televisivi.